Biella in questi ultimi anni ha perso la propria identità. Era la città del tessile. Il tessile è ancora un elemento importante in questa città, ma Biella in sé non è conosciuta per qualcosa di particolare. Io sovente, grazie alla mia posizione di vicepresidente ANCI, vado a Roma, vado a Torino, e Biella non ha una identità precisa. Allora noi dobbiamo tornare a dare a Biella un'identità precisa con un brand, Biella Città delle Alpi. Biella Città delle Alpi è un qualche cosa che noi dobbiamo pubblicizzare in tutte le località, anche attraverso le pubblicità su riviste di compagnie aeree, pannelli nei grandi aeroporti, pannelli nelle stazioni in Italia. Biella deve avere un nome, deve avere un nome, e chi cerca Biella, perché poi va posizionata anche sul web, deve trovare le nostre eccellenze, che sono tante, che a volte noi non abbiamo la forza di esprimere. Abbiamo dei panorami meravigliosi, abbiamo una gastronomia di prim'ordine, abbiamo tante possibilità dalla salute, abbiamo un ospedale che può essere attrattivo, abbiamo tante cose, abbiamo un'oasi Zegna, abbiamo la Burcina, abbiamo tutte queste situazioni che spesso non siamo in grado di far conoscere. Allora noi dobbiamo posizionare la nostra immagine migliore in un modo che tutti quanti possano essere interessati a venire a Biella. E come si fa? Si fa, come ho detto prima, attraverso investimenti nella pubblicità. Io credo che debba esserci un network anche con i grandi centri commerciali di Serravalle, di Vicolungo. In questi centri un cartello Biella, studiato bene da esperti del settore che invogli a venire qui, è la cosa che può tornare utile al turismo, perché poi il turismo da solo non ce la fa senza il commercio. Turismo e commercio devono lavorare in sinergia, altrimenti in questi tempi diventa difficile essere competitivi con tutte le altre zone. Credo che si possa promuovere anche a livello scolastico una specie di contest tra i giovani per fare, adesso vanno molto di moda questi social, in modo che si rimbalzino su internet immagini del biellese, che è bellissimo, abbiamo panorami meravigliosi, e tutte queste cose possono far crescere l'interesse per la nostra località. È chiaro che deve esserci poi la risposta da parte degli operatori commerciali e degli operatori turistici, che devono essere disposti a un nuovo modo di intendere il commercio, con aperture domenicali e con tante iniziative collegate all'arrivo, noi speriamo, di tanta gente a Biella.